Elisa Ferrari della Fondazione Reggio Children, oggi presentate questo progetto Farsi Comunità Educante. Sì, FACE è un progetto nazionale della durata di 3 anni che comprende 4 territori, tra cui Teramo, Palermo, Napoli e Reggio Emilia. Siamo qui oggi come primo appuntamento di restituzione pubblica della prima annualità di progetto. Il progetto nasce nell'ambito del bando prima infanzia 0-6 anni, selezionato dall'impresa sociale con i bambini, impresa sociale completamente partecipata da Fondazione con il Sud, che è un insieme di fondazioni bancarie e di soggetti del terzo settore e del volontariato. Gli obiettivi del progetto sono principalmente il potenziamento dei servizi 0-6 anni per i bambini 0-6 anni, attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Un obiettivo ancora più ampio è quello di poter coinvolgere famiglie che attualmente non accedono ai servizi educativi, e un altro degli obiettivi è quello di creare comunità educanti che possano rafforzare le istituzioni educative. L'importanza di questo progetto è di presentarlo a Teramo. L'importanza è quella di oggi, una giornata speciale, perché è una prima restituzione pubblica di quello che è stato un anno di lavoro, di ascolto di questo territorio, attraverso la definizione delle azioni pilota che sono in fase di approvazione definitiva da parte della Fondazione con i bambini, e queste azioni hanno voluto delineare dei servizi educativi rivolti allo 0-6 anni, ma allo 0-99, crediamo. Che vogliono appunto rispondere a quello che è il lavoro insieme dei bambini e dei genitori, attraverso lo start-up di servizi che vedranno nella centralità della relazione adulto-bambino delle esperienze che hanno l'ambizione di avere una continuità nel tempo, di trovare la loro sostenibilità e radicarsi in questo territorio. Quindi il tema è il benessere comune. La ricerca del benessere comune a partire dai bambini più piccoli, dai cittadini più giovani di questa città. La vostra è la scuola di riferimento. Sì, è la scuola che come riferimento territoriale, referente territoriale, secondo il bando sulla povertà educativa, è interlocutore imprescindibile per la promozione di azioni che vanno alla progettazione di questa nuova sfida educativa che è lo 06, chiaramente con l'altro partner imprescindibile che è il Comune di Teramo, con il quale abbiamo in questo anno lavorato, chiaramente supportati dalla Fondazione Reggio Children, che è il capofila del progetto e che quindi coordina e orienta le azioni. Abbiamo dovuto definire nel dettaglio, poi sulla base di quelli che sono i bisogni emersi dal territorio, dalle famiglie, una nostra speciale proposta di 06 che vede appunto l'avvio del progetto integrato con i servizi per la primissima infanzia, con le scuole dell'infanzia, e tutta una serie di promozioni sia laboratoriali ma anche strutturali che a partire, diciamo, da domani prenderanno l'avvio.